Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si trova il determinante di una matrice. Innanzitutto, che cos'è? Il determinante è un numero reale che viene associato a ogni matrice quadrata. Una matrice quadrata è una matrice che ha il numero di righe uguale al numero di colonne. In particolar modo, come vedete da questo schemino, il determinante di una matrice quadrata si trova in maniera differente in base al tipo di matrice. Quindi oggi ci andiamo a concentrare sulla matrice 1x1 e 2x2. Domani vedremo come si trova la formula per il determinante di una matrice 3x3 con una regola che sicuramente avete fatto a lezione che si chiama regola di Sarrus, e infine passeremo a trovare il determinante di una matrice quadrata n×n, quindi 4x4, 5x5, 6x6, quindi matrici un po' più grosse, con la regola del complemento algebrico. Come sempre partiamo da un esercizio semplice. Andiamo a vedere come si trova il determinante di una matrice quadrata 1x1, cioè vuol dire trovare il determinante di una matrice che ha una riga e una colonna, quindi un numero. Come potete immaginare, il determinante di una matrice 1x1 è esattamente il numero stesso. Indico con det di una matrice il determinante e scrivo uguale a 7. A questo punto passiamo al livello successivo. Andiamo a vedere come si trova il determinante di una matrice quadrata 2x2. Ovvero, ho una matrice di 2 righe e 2 colonne. Il determinante si trova con questa formula: moltiplico gli elementi della diagonale principale, ovvero questa, meno il prodotto degli elementi della diagonale secondaria. La diagonale secondaria di una matrice quadrata 2x2 è questa. Quindi questa è la principale e questa è la secondaria. Quindi lui per lui fa meno 35, lui per lui fa meno 3, ma con il meno della formula più 3. E quindi il determinante di questa matrice 2x2 è meno 32. Andiamo come sempre a fare un esercizio un pochino più difficile per trovare il determinante sempre di una matrice 2x2. Ho una matrice di nuovo di 2 righe e 2 colonne. Applichiamo come prima la formula. Quindi il prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli elementi della diagonale secondaria. Facciamo i calcoli, questa è una somma per differenza. Se avete visto la mia playlist sui prodotti notevoli, immagino che lo sappiate risolvere a occhi chiusi. Il calcolo è A per A, A alla seconda, meno 5 per meno 5, che fa meno 25. Mentre qua viene meno a alla seconda. Noto che questi due termini sono opposti e quindi se ne vanno. Il determinante viene quindi meno 25. Ci fermiamo qui. Allenatevi con gli esercizi sul determinante delle matrici quadrate 1x1 e 2x2, perché domani andremo a vedere la formula, che è diversa da quella che abbiamo visto oggi per queste matrici, la formula per trovare il determinante di una matrice 3x3. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.